la cosa che più mi preme, come vi avevo detto, è la donazione che abbiamo fatto. Allora, questo è un rendiconto che normalmente ogni associazione Onlus, quando fa la sua attività, lo presenta ai propri soci. Abbiamo fatto insieme un'attività, quindi è giusto anche darlo un po' all'esterno della nostra associazione, ma a chi è stato coinvolto. Per primis anche i giocatori che hanno partecipato, e grazie a loro abbiamo fatto questa raccolta. Allora, diciamo come voci di spesa, iniziamo intanto, ci sono due società commerciali che sono Lumar e Carlo Colombo S.P.A. che hanno fatto una contribuzione di 500 euro e poi hanno mandato comunque ciascuno una squadra a partecipare. Queste squadre hanno giocato 5 partite con le 40 euro di contributo della quota della partita, quindi hanno speso anche 200 per, più alcune spese di cartellini, quindi più o meno il contributo per la donazione risulta di poco, diciamo, inferiore alle 300 euro, diciamo. Poi siamo noi come associazione. Poi come associazione abbiamo speso 945 euro per le premiazioni e medaglie, di cui 500 l'abbiamo messi noi come associazione, quindi Promosport e Palla al Centro, e 445 euro sono rimasti per il fondo per delle spese. Poi altra contribuzione, c'è una sola società purtroppo che ha pagato l'iscrizione volontaria di 50 euro, che è il Teca System, che magari facciamo anche un applauso formale così, che pur sapendo che è volontaria ha contribuito con 50 euro di iscrizione, che sono andati chiaramente nel fondo per la donazione finale. Per la donazione finale ci sono anche quelli che avevamo già previsto noi come organizzazione, quindi 3 euro per ogni gara, quindi ogni partita che è stata giocata 3 euro sono andati all'Unicef e 3 euro all'Associazione Nuova Arlecchino, equamente. Purtroppo diciamo il comitato Unicef forse ha avuto poco tempo anche per trovare altri sponsor e contribuzioni, però diciamo è così, mentre per la Nuova Arlecchino ci sono state quelle contribuzioni delle due società che ho nominato prima, che tra l'altro le abbiamo fatto un po' di pubblicità nel sito e poi vedremo nel bollettino finale. Totale delle spese 550, 200 di spese, 200 di qui, 200 di là, arriviamo in fondo che abbiamo una, diciamo al netto di tutto, una contribuzione di 200 euro, praticamente 144 che noi come organizzazione anche in accordo con Dario abbiamo arrotondato a 200 euro, e stessa cosa per la Nuova Arlecchino che ha però in più il contributo delle due società, quindi ci sono 200 euro per l'Unicef e 500 euro per l'associazione Nuova Arlecchino. Quindi un applauso a tutti quanti, sono molto contento di poterlo annunciare. Per queste contribuzioni, ringraziando soprattutto tutti i ragazzi che sono scesi in campo. È estate, tanti hanno rinunciato anche al mare e a vari incontri di famiglia e così via, quindi e sono qui con noi per ricordare Daniele Pucci e fare una donazione ai bambini dell'Unicef e all'Associazione Nuova Arlecchino. Quindi queste sono le formalità che ufficialmente diamo. Grazie, molto grazie. Grazie Civaini. Bravo Luca.